un piede, una partita che nel primo tempo sembrava compromessa, ci è riuscito grazie a un grande bifulco e a giocate individuali. Poi forse negli ultimi minuti provavate anche a vincerla, però alla fine c'è stato un grande brivido. Se analizziamo gli episodi è un discorso, se facciamo un'analisi completa della partita è un altro. Primo tempo in Murphy credo che abbia giocato sopra le righe e noi abbastanza sottotono e credo che sia stato abbastanza lampante. Il secondo si è sovvertito il trend, nel senso che abbiamo fatto la partita, abbiamo creato molte occasioni e quindi per me vale solo il secondo tempo, perché il primo non era la mia squadra, non la riconosco, non l'ho riconosciuta. Merito del match o del merito del match? Io credo che siano entrambe le cose. C'era una, per forza di cose, una reazione da parte del Murphy dopo il cambio d'allenatore, dopo un trend di risultati negativi, quindi era abbastanza prevedibile, l'avevamo anche preparata, lo sapevamo. Evidentemente l'impatto non è stato dei migliori. Il secondo credo che sia stato una partita a senso unico. Rigore del 2-1, molte proteste in casa Murphy, come l'ha vista quell'azione? L'ho vista che il portiere è andato con l'intenzione, chiaramente come ha fatto anche il portiere del Murphy, vuole prendere la palla fuori dalla porta con dei giocatori già sulla linea di porta, quindi un rigore che c'è stato gliel'ha dato con un'ammonizione giusta, mi sembra di poter dire.